Palazzo De Nobili si ripopola nell'ultimo scorcio di pausa estiva per esaminare il caso delle strisce blu che ha fatto discutere in città negli ultimi giorni. Sul banco degli imputati della quinta commissione consiliare sono finiti i vertici di AMC, municipalizzata che gestisce il trasporto pubblico e incaricata di redigere il piano delle strisce blu che ha prodotto scandalo per gli errori commessi nella pitturazione. L'incontro è stato chiesto per andare incontro a quelle che sono le necessità dei commercianti del centro storico, dove appunto c'è stata la polemica quest'estate. Si tratta proprio di errori che, umani, e non credo che sia, poi alla fine analizzata la questione, non credo sia proprio il caso di puntare il dito. C'è gente che lavora, gente che è normale, che lavorando qualche errore si può fare, e comunque l'azienda ha provveduto senza costi aggiuntivi per le casse comunali a risolvere i problemi, sono state fatte le correzioni. Non saranno insomma aperti procedimenti disciplinari nei confronti dei dipendenti della municipalizzata, come in un primo tempo era stato richiesto dal sindaco Sergio Abramo, ma sul punto la minoranza resta critica. Strisce blu che evidenziano in modo netto la mancata programmazione, la mancata idea da parte di questa amministrazione di cosa effettivamente voglia fare. Ieri in commissione sono emersi degli elementi molto interessanti, anche su impulso di alcuni consiglieri di maggioranza. Infatti si è fatto notare che le strisce blu dovevano sorgere soltanto successivamente a un piano sulla mobilità. Invece qui questa amministrazione agisce sempre al contrario. Luana Costa per la CNews 24.